Mi chiamo Stefano Monti, sono falconiere, ho fondato l'associazione Falconieri di Saronno e oggi ci troviamo in cima a un tetto qui a Saronno dove sto con il mio socio alato Aslan facendo un intervento di bird control, cioè allontanamento di nocivi. Praticamente utilizzando l'istinto di sopravvivenza dei piccioni che riconoscono i predatori, io porto un predatore nel loro territorio e li spingo ad abbandonare la zona in quanto resa pericolosa per le loro vite. Solitamente è difficile che un falco catturi un piccione. Diciamo che sono interventi di dissuasione, praticamente il falco insegue il piccione si sente minacciato ed è spinto ad allontanarsi da quella zona. Con degli interventi costanti e ripetuti si può allontanare un'intera colonia. Ove non ci fosse la possibilità di attuare degli interventi mediante l'uso falco, abbiamo degli altri metodi alternativi. Io da 2 anni a questa parte mi occupo a tempo perso di allontanamento. All'attivo abbiamo 3 ditte liberate e un cimitero parzialmente liberato, il cimitero sempre di Castiglione Olona. Grazie anche a un mio socio, che è un altro falconiere che è del Pavese, che mi viene a dare una mano quando abbiamo degli interventi grossi, facciamo questo servizio. Non sempre è possibile attuare questo servizio, prevalentemente per un semplice fatto di sicurezza per l'animale. E ora andiamo a fare un piccolo sopralluogo. Sì, ci sono dei piccioni che si sono insediati nelle fessure delle lamiere del tetto, creando dei nidi, quindi dei ricoveri per i loro piccoli. In questo caso il falco non sarebbe efficace in quanto la colonia infestante è nascosta, di conseguenza non riesce a vedere il predatore. Per catturarli bisognerebbe tirarli fuori dai loro nascondigli per poi dopo liberare il falco in modo tale che lui possa inseguirli. Come falco io utilizzo una poiana di Harris, che è un falco di origine americana, o meglio peruviana, comunque zona oltreoceano. È un falco che vive libera, libero in natura, vive in gruppo e quindi utilizzando questa sua intelligenza di formare un gruppo, il falconiere riesce a creare un legame con lui in modo tale da averlo sempre sotto controllo, perché in poche parole quando io mi sposto lui mi segue come se fosse un cane. Seguendomi da tetto a tetto, da albero a albero, io riesco a lavorare in piena serenità. L'unica volta che perdo il contatto con lui è quando è proprio l'inseguimento del piccione. Però per essere sicuri di ritrovarlo, quando si fa l'intervento di bird control, gli si attacca su un GPS, che è questo qui. Riesco a tirarlo fuori. Ok, è questo qui. Gli si attacca un GPS qui sopra il dorso. E qualora lo perdessi di vista, questo GPS rimanda le sue coordinate sul cellulare
e poi dopo io le inserisco su Google Maps e vedo dov'è che è il falco e vado a recuperarlo. A me piacerebbe che questo, se il mio secondo lavoro diventasse un lavoro a tempo pieno. Il fatto è che con la crisi che c'è attualmente non tutti hanno la possibilità di investire dei soldi per l'allontanamento dei nocivi. Solitamente lavoro meglio con delle ditte dove il piccione ha creato, o il piccione o comunque qualsiasi altra razza aviaria, ha creato un problema sanitario. Per quanto riguarda i miei precedenti lavori che ho svolto in due ditte, l'esito è stato al 100%, è risolto. Gli interventi hanno portato a una soluzione del 100%, in quanto in uno spazio chiuso o circoscritto è più facile far capire una colonia stanziale che si è insediato un predatore e di conseguenza la zona non è diventata più sicura. Mentre all'aperto, come in questo caso, o comunque al cimitero che ho fatto l'anno scorso, è più difficile far capire a una colonia che c'è un predatore, in quanto predatore potrebbe essere di passaggio, per cui ci vuole un tempo più lungo di intervento e poi non è, diciamo, perenne, ecco, ogni va fatto qualche intervento di manutenzione, chiamiamola così, giusto per rinfrescare la memoria alla colonia che lì c'è un predatore. Anche perché esistono due tipi di piccioni, cioè la colonia stanziale e il piccione di passaggio, per cui il piccione di passaggio, diciamo che non è il nostro vero problema, perché prende, si posa, si riposa e poi lui va nel suo posto di ricovero. Lo potrebbe diventare se il passaggio inizia a diventare costante, allora si inizia a insediare anche lui e creare un'altra colonia. In questo caso noi adesso abbiamo fatto questo sopralluogo, abbiamo notato che purtroppo il tetto presenta una colonia stanziale, ma non esposta, per cui bisognerà preventivare degli interventi o comunque un piano di allontanamento che concorderemo in una riunione e per poi avviare questi interventi di disinfestazione.